Ciao a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata di Pagine Aperte Web. Il primo libro che vi voglio presentare si intitola Ore di Vetro, scritto da Eli De Siviero e pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Un titolo e una copertina senza dubbio accattivante. Come vedete, in copertina c'è una clessidra che ci indica lo scorrere del tempo, ma anche il sottotitolo in sé per sé è accattivante. Il mistero della fragilità, la fragilità umana, una fragilità fatta di dolore e di sofferenza, che sono i temi su cui ci fa riflettere l'autrice all'interno del suo libro, delle sue pagine, un libro davvero accattivante, un libro che scorre, pagine e pagine che scorrono, in cui l'autrice ci fa riflettere sulla nostra vita, debole e poco resistente agli urti. Ore di vetro, infatti, il titolo. Ma allora, come fronteggiare i dolori e le difficoltà che affrontiamo giorno dopo giorno nella nostra vita? E come resistere a questi urti, a questi dolori e a queste sofferenze? È a queste domande che l'autrice ci aiuta a riflettere all'interno del suo libro, presente anche in versione ebook nel sito delle Edizioni San Paolo. L'autrice ci fa riflettere su questo e nel suo libro ci aiuta a trovare una risposta. E una delle sue prime risposte è questa, ed è molto bella e vi aiuto a trovare questa risposta. È lei che ci dice, accettando la sofferenza da cristiani che portano la croce con la fede. La parola fede ritorna più volte perché l'autrice ci aiuta a trovare una risposta all'interno dei suoi brevi ma intensi capitoli, sempre facendo ricorso alla Sacra Scrittura. Fede sì, ma per fede cosa intende l'autrice Eli De Siviero? Una fede con cui lei dice sentirsi con Gesù, in sua compagnia, una compagnia con cui Gesù rimane sempre accanto a noi e ci sussurra la sua presenza. L'autrice quasi nel suo libro scrive a volte una poesia con cui lei narra davvero la presenza di Gesù presente e vicino accanto a noi. Ogni capitolo ci invita alla riflessione su temi di attualità come la sofferenza in famiglia, l'abbandono e la morte attraverso i personaggi della Sacra Scrittura. E ogni capitolo, breve ma intenso, è accompagnato alla fine da un salmo che l'autrice commenta e alla fine ci fa riflettere veramente in profondità. Un commento veramente profondo che ci porta davvero a rileggere e a riflettere sulla Sacra Scrittura, su una figura di Gesù presente e vivo accanto a noi dopo 2000 anni. Un Gesù presente che si presenta davvero accanto a noi faccia a faccia. Una morte che ci fa paura e che si presenta davvero faccia a faccia, su cui l'autrice riesce a parlare, ma perché? Perché è una donna che è riuscita a conoscere la morte faccia a faccia, ebbene sì, una donna che ha affrontato la morte attraverso una malattia dura con cui si è scontrata, la sclerosi multipla. Ed è proprio per questo che davvero lei è riuscita a vincere e a superare con una dura e lunga battaglia la morte, attraverso suo marito Leone, a cui dedica il suo libro. E riesce per questo, con ardore, a trasmettere in profondità la dura lotta che ha affrontato, una dura lotta contro la morte che è riuscita a vincere e a trasmetterci. Adesso veramente vi voglio raccontare come questa donna sia riuscita a vincere e a lottare contro la morte. È lei che ci dice che la fede va ogni giorno compresa e alimentata. Ci dice proprio come la fede sia una via di salvezza dalle difficoltà della vita, ma prima di tutto ci dice come vada criticata dentro noi stessi e affrontata, perché solo in questo modo possiamo vivere e vincere la realtà del dolore. Che senso hanno, ci dice lei, il nostro malessere dentro di noi se noi questi non li affrontiamo? E dove è Gesù quando io mi sento male? È questo che noi ci dobbiamo chiedere per vincere e vivere la solitudine. Una solitudine che si presenta quando noi viviamo
e dobbiamo vincere il nostro dolore. È così che lei ci dice: dobbiamo ricordare la presenza di Gesù Cristo dentro di noi, un Gesù Cristo che non ci abbandona mai, ma ci permette di vivere e vincere la morte solo con la speranza di un Dio presente sempre accanto a noi, che ci sussurra la potenza della vita. Davvero un libro che ci presenta la forza della vita, la forza di un Dio presente accanto a noi, che ci sussurra, come dice l'autrice, la presenza di una vita fragile ma resistente agli urti se Dio vive ed è presente accanto a noi. Il secondo libro che vi voglio presentare, anche questo presente in edizione ebook, si intitola Voglio vivere. Anche questo è pubblicato dalle Edizioni San Paolo ed è scritto da Don Domenico Storri. Un libro che nasce con i ragazzi e per i ragazzi, con cui Don Domenico Storri vive ogni giorno nella sua parrocchia di Milano. Un libro, ci racconta Don Domenico Storri nell'introduzione, che sono stati i suoi ragazzi a ispirargli all'interno di un campo scuola che lui ha vissuto un'estate con loro. Un libro vivo e vissuto proprio con i ragazzi della sua parrocchia. Sono stati loro a ispirargli questa vera e propria avventura, come lui ci racconta nel suo libro, nell'introduzione del suo libro. Un libro fatto di domande e di risposte. Domande che nascono dai ragazzi e anche risposte che vengono dagli stessi ragazzi. Risposte che i ragazzi gli hanno dato e risposte anche naturalmente che Don Domenico dà ai ragazzi, ma soprattutto ai genitori e agli educatori, che spesso e tante volte si trovano spaesati di fronte alle domande che i ragazzi stessi gli fanno. Tante e tante le domande che emergono dai ragazzi e che spesso i ragazzi stessi non riescono a esprimere di fronte all'adolescenza, una età fatta di domande che i ragazzi tante volte non riescono a esprimere. È questo che Don Domenico dice nell'introduzione del libro. Un libro che si intitola, è vero, Voglio vivere, ma nel sottotitolo dice un voglio vivere sul senso della vita. Ecco perché possiamo dire che questi due libri, ovvero il primo di Eli De Siviero, Ore di vetro, un libro che riflette le difficoltà e i dolori, e il secondo, Voglio vivere sul senso della vita, sono legati, perché l'adolescenza è la prima età in cui i ragazzi affrontano i dolori e le fragilità. E se nell'adolescenza non si impara a vincere il dolore, è difficile che nell'età adulta si riesca a vincere il dolore. E questo Don Domenico lo dice nel suo libro, perché bisogna imparare a vincere il dolore e la sofferenza proprio nell'adolescenza. È proprio nell'introduzione che questo Don Domenico lo dice. È un libro che nasce per i ragazzi e con i ragazzi, dice Don Domenico, e bisogna vivere con loro ogni giorno accanto a loro. È l'adolescenza, dice Don Domenico, l'età in cui si scopre per la prima volta il dolore e la fragilità. Proprio come dice Eli De Siviero nel suo libro, questo testo è diretto, come vi ho detto prima, ai genitori e agli educatori, ma anche, perché no, ai ragazzi che affrontano per la prima volta le avventure che a volte non sanno affrontare. E Don Domenico in questo libro dà le risposte che servono a tante e tante domande che i ragazzi si pongono, tanti e tanti dubbi e difficoltà che sorgono in adolescenza, come educare alla verità e ai sentimenti, il rispetto dei genitori ma anche dell'essere figli, il senso di responsabilità e tanti altri temi. Tante le difficoltà che emergono e tante anche le domande che Don Domenico si pone e pone ai genitori e agli educatori. Come mantenere i legami affettivi con i ragazzi che spesso dopo la scuola tendono a distaccarsi dalla casa e dai luoghi dell'educazione, anche dalla parrocchia? Come far esprimere a loro i sentimenti che spesso vengono negati o nascosti nel silenzio? Don Domenico, da buon psicologo, riesce a spiegarlo al meglio e in chiave educativa e riesce a rendere accattivante il libro attraverso delle metafore veramente molto molto interessanti.
come il fuoco di paglia per spiegarci l'incostanza dei ragazzi che spesso si distaccano sia dallo studio che dalla parrocchia che dal catechismo, oppure quando ci parla di toreri alla corrida per farci capire la vanità dei ragazzi che tendono a distaccarsi e a non essere perseveranti. Un'altra particolarità di questo libro sta nel fatto che l'inizio e il termine di ogni capitolo è introdotto e concluso dal pensiero di due ragazzi della parrocchia di Milano, guidata da Don Domenico, che ci permettono di capire qual è il punto di vista dei ragazzi, perché ci dice l'autore Don Domenico che non dobbiamo mai dimenticarci di ascoltare e comprendere qual è il punto di vista dei ragazzi, perché sono comunque loro la guida del futuro, proprio come ci dice il Papa. Educare alla verità, quindi, educare al rispetto per la vita ed educare al senso di responsabilità, tre punti fondamentali del futuro a cui dobbiamo fare da guida per i nostri ragazzi del domani. Ed è proprio questo, la varietà di argomenti del libro di Don Domenico Storri sul senso della vita, che rende questo libro veramente un'eccellenza, un libro veramente che dovrebbe essere una guida per tutte le parrocchie della nostra Chiesa. Vi ricordo quindi il titolo dei due libri che vi ho presentato. Il primo si intitola Ore di vetro, scritto da Eli De Siviero e pubblicato dalle Edizioni San Paolo, e il secondo, che si intitola Voglio vivere, un libro sul senso della vita, scritto da Don Domenico Storri e pubblicato anche questo dalle Edizioni San Paolo, entrambi presenti anche in versione ebook. Un saluto a tutti e un appuntamento alla prossima puntata di Pagine Aperte Web. Ciao!